Salve ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a quest'undicesima puntata di Minecraft con Modpack Vault. Non siamo su di sopra nella solita casetta, come di solito facciamo nelle aperture, ma sono in miniera perché ho deciso di scavare un nuovo tunnel dove, per trovare della redstone per farvi vedere un nuovo macchinario. E, di redstone ne ho trovato un po', infatti eravamo a 4, sono salita a 23. Ma mentre scavavo, ecco qui il famoso diamante. Allora ho deciso subito di accendere, di attivare la registrazione e scavare insieme e prendere questo minerale abbastanza prezioso. Finalmente l'abbiamo trovato, anche perché di solito io non vado molto, molto dietro alla ricerca dei diamanti, preferisco più giocare in generale. Poi se lo trovo, come in questo caso, ben venga. Allora, scaviamo sempre se intorno, non è una cosa, diciamo, metto un po' di torce perché sicuramente voi vedete molto peggio di me per via dello scurimento da parte di YouTube, e almeno a quanto mi dicono da parte di YouTube. Dicevo, proprio cosa stavo dicendo, mi sono perso, stavo dicendo sì che non vado molto dietro ai diamanti. Ah no, stavo dicendo che è meglio scavare prima attorno perché di solito si trovano vicino alla lava. No, soltanto tre blocchi. È una cosa un po' da nabbi, sì, però la sicurezza non è mai troppa, ragazzi. Allora, qua sotto non ce n'è più. Adesso guarda, adesso scavo qua, mi esce la lava. No, ma non ne sento. 4, bene. Perfetto. Voilà. Quindi sono. Ah no, la lava si sente un po'. Vedete ragazzi. Vediamo un po' qua sopra. Se arriva la lava, pronti a scappare. Ok. A posto così. Perfetto. Allora, piccone di ferro ce l'abbiamo. E prendiamoci i diamantons. Perfetto. Quanti sono? 4 blocchi? Perfetto, 4 diamanti. Perfetto, perfetto. Bene, stavo dicendo ragazzi, ero alla ricerca della redstone, abbiamo trovato il diamante, beh, il diamante, e beh, dai, un bel bottino su. La redstone l'ho trovata, il diamante anche, posto così, anche ci stavo facendo un po' di bava dietro sto diamante perché ci serviva per andare avanti. Ora non lo usiamo subito e allora qua già ho troppo scuro. Alla fine ho deciso di, come lunghezza dei tunnel, di fare tre torce, nel senso che quando non vedo più con la terza torcia me ne torno indietro. E adesso qua è un po' scuro, ragazzi, metto subito le torce. Preferisco fare le pareti così almeno vado ben dritto. Voilà. Dai, facciamoci quest'ultimo pezzo insieme e poi saliamo su di sopra. Anche perché è un po' lungo, penso, il crafting di quest'oggi. Sì, se non trovo niente anche so qua. Ok, basta, stop. C'è già la terra, non ce n'ho più voglia. Stop, basta, ragazzi. Poi questo qua lo continuerò io. Miniera preferisco andarci da solo perché è una parte un po' noiosa, diciamo. E almeno mi hanno consigliato di non andare, quindi non ci andiamo. Beh, ovviamente quando troviamo minerali particolari come diamanti e cose varie, attivo subito il video. Allora, torniamo su e vediamo un po' se abbiamo abbastanza minerali per fare quello che ci serve. Adesso ve lo dirò subito. Oh mamma mia, mamma mia. Devo fare la ferrovia. Ciuf ciuf. Comunque, come avete visto, ragazzi, ero altezza 13, quindi è l'altezza dove si possono trovare tranquillamente i diamanti e redstone soprattutto. Un altro bagno? No. No, no, sono bello abbastanza lavato oggi. Ok, saliamo, saliamo. Allora, quello che volevo farvi vedere in questa puntata ci servirà molto, almeno io penso che ci servirà molto, poi non è detto. Ed è la catena di distribuzione, la catena d'assemblaggio, come volete dirla voi. E, ok, mi sta suonando il maledetto telefono, ma adesso giro chiudo. Voilà, stacca. Ok, dicevo, è la catena non d'assemblaggio, diciamo, ci serve per trasportare i minerali. Allora, che è questo qui. Ecco, l'assembly, ecco, sì, l'assembly line, sì, ecco.
Questo si chiama conveyor belt in inglese Mr. Taichese, e per craftarlo non è molto difficile. Ci vogliono 3 lingotti di steel, un motore e 2 blocchi di legno. Questo qua funziona con l'energia elettrica, però il funzionamento preferisco più farvelo vedere dopo. Il conveyor belt viene accompagnato dal manipulator e vedremo poi dopo come combinarli. Bene, sì ragazzi, un pochettino sono peggio del solito a parlare perché è tutto improvvisato. Allora, come potete vedere, ho tagliato anche l'albero come un deficiente, convinto che mi desse delle piantine, l'albero, la palma, e invece non mi ha dato un bel niente. Vabbè, poi pianteremo il cacao. Allora, dobbiamo fare, abbiamo detto, il motore. Sto giro mi sono cotto già il carbone. Quindi il motore dobbiamo fare 4 cavi. Ce l'abbiamo 6 di pelle? Ah, va che belle! Dove siete? Va, vi devo anche far accoppiare. Però questa cosa vi dico, prima mi faccio accoppiare e poi mi ammazzo. Lo so, non è una cosa bella, però devo per forza fare così. Ok, sto impallando col mouse. E prendiamo il grano. Prendiamo il grano, però ripiantiamo dopo. Vieni qua. Una, due, quattro. Dai, ancora una coppia. 5 e 6. 7. Oh, chi è qui? Oh, ok. Ecco, mi ha risposto. Oh, mi ha risposto. Basta, grano. Dov'è che devo entrare? Mi sono perso il cancello. Ma io prima o poi dentro quel canyon ci devo cadere. Una vacca, mi ha dato anche la pelle. Quante pelli ci ha dato? Una, eravamo a 3, eravamo a 4. Oh, motivo di 2. Già 5, così, perfetto. Perfetto, ce ne possiamo andare. Dicevo, il video è abbastanza improvvisato, non stavo proprio pensando neanche quello che dovevo fare, pensavo soltanto che dovevo fare l'assembly line, quindi non mi sono preparato neanche i materiali, non so se ci bastano. Niente, quindi scusate gli eventuali errori. Allora, ok, dobbiamo fare i cavi, i cavi, i cavi. Allora, una pelle. Intanto c'è un Enderman da qualche parte, basta che non mi sbuca in casa perché sennò poi dopo mi tocca ammazzarlo, mi tocca proprio. Intanto parcheggiamo i materiali. Il diamante parcheggiamolo. Il dust del diamante ovviamente non si può fare, è inutile che ci proviamo, però magari se abbiamo del tempo da perdere ci proviamo, dobbiamo farne 4. Sai cosa vi dico? Ce l'abbiamo lì a posto. Perché non abbiamo tanta corrente, ragazzi, eh? Dobbiamo fare anche o un altro generatore o prendere della lava in giro. Allora, ce ne servono 4. Dov'è sto Enderman? Lo sentite? Voglio vedere solo dov'è. Qua, non è più qui. Ah, l'assembly line, poi visto che occupa parecchio spazio, lo costruiamo giù di sotto, nella sala che ho fatto di sotto. Infatti poi dovremo anche un po' allargare, poi farò tutto quanto. Allora, dai, siamo già a 3 blocchi. 4, perfetto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 cavi, eccoli qui. Quindi i cavi ce l'abbiamo, poi cos'è che ci vuole lo steel? Non mi ricordo più. Sapete che io per craftare sono veramente un mago. Allora, sì, ci servono 5 di steel. Io ho preso già del carbone. Il ferro ne abbiamo di copper di ferro. Sì, copper di ferro. Oh, che cretino! Ma perché sono così scemo? Dovevo fare prima il dust del copper. Vabbè, amen. Ok, bisogna fare quello del ferro allora. Ferro ce l'abbiamo anche lì. Sto sbandato di brutto oggi, la penso. Copperore, dai, su, il ferro mi serve io. Ce ne servono 5.
1, 2, 3. Sbrrr! E non abbiamo più corrente. No, per 2 secondi. Speriamo che non faccia notte. Non mi ricordo dov'è. Ah, eccolo qua, lava e giungla. Ma vedi che bravi che siamo stati. Abbiamo messo anche addirittura. Ah, addirittura i pallini, ragazzi. Addirittura i pallini. Dai, maiali. Prendere in giro ogni volta che passo. Volevamo fare lo scherzo. Dannati maiali. Spirip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 
Oh, la carne, niente. Qua, 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 qua. Basta, abbiamo già preso troppo. Dovrebbe bastare, ok. La lava. Ah, ma qua sotto. Non ci serve laggiù. Altro puntino, C. Da esplorare, come al solito. Esplorare. Abbiamo parecchie miniere da esplorare. Colore a minchie. E via. Sì, ma io non posso fare tutto sto giro per andare a prendere la lava, andiamo. Tanto vale che mi facevo tre secchi. Ok, tra un po' sicuramente i miei cani abbaieranno come chissà chi. E la lava deve essere qua da qualche parte. Ragazzi, voi la vedete la lava? Io non la vedo. Vedete la lava voi? Ci stavo cadendo. Oh, di nuovo. Basta salire che scendo, basta fare scendere. È un po' pericoloso. Uno e uno, due. Voilà, torniamo indietro. Ma c'è un altro lì da esplorare, due addirittura. Tre. Ma quanti ce n'hanno da esplorare, ragazzi? Ah beh, ce n'è abbastanza. Ah sì, che una teoricamente, se sei collegata a quella che c'è sotto casa mia, teoricamente non è da esplorare. Adesso via, io so come devo andare. Qua ci sono, se no i maiali mi pigliano in giro. Dai, non guardarmi. Ok, vediamo. C'è i maiali che mi guardano. Acqua. Cos'è quello? Ma non ti ho detto di andarci dentro? Sì, dai, con la spada. Basta che ti muovi. Ecco lì il rifugio. E poi bisogna. Ah, già che eravamo lì dalla giungla, che è deficiente. Potevamo prendere anche due alberelli di coso. Chi è che mi segue? Due alberelli di palma. Visto che l'ho demolita, è un deficiente. Ok, a posto. Abbiamo preso la lava. Andiamo a fare un po' di corrente. Basta che non la finiamo, che poi qua dobbiamo fare un laghetto di lava. Acqua. Il go-kart qua. Oh, non ci sono! Ecco. Non ho ancora capito. Oh. Ok. Qua non ci avevano lasciato più niente. Bene. Perché prima qua avevo messo a fare il carbone, perfetto, facciamolo stilo. Allora, sì, se non riempiamo il ferro che ho lasciato là dentro. Sì, io ti ho detto 5, tu me ne hai fatti 4. Qua come siamo messi? Sale o scende? Scende di brutto pure. Nella prossima puntata mi sa che dovremo fare un altro generatore. Vediamo un po' come fare. Forse faremo un pannello solare. Dai. Su, che se no non ci vuole stare 3 ore a fare la catena qua. Perfetto. Allora. 1, 2, 3, 4. E 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5.
Eh beh, ho fatto il carbone per niente, già pronto, già finito qua, porca vacca. Allora, tanto tu cucina, dobbiamo fare altra roba? Vediamo un po' per fare così. Vabbè, però ne fa 10, dai, ne fa 10 conveyor qua, come si chiamano? Conveyor belt, va bene, su, va benissimo. Altra roba non la dobbiamo fare. Ah, bisogna fare altre 3, bisogna farli. Quando ci vogliono 12 di carbone, vabbè, useremo il carbone normale. Quindi ci vogliono 3 di ferro, qua quanti ce ne ho? Uno. Ancora un blocco di ferro. Un blocco di ferro. Un altro secchio di lava. Vedete ragazzi, quando non. Sta pure spento. Quando cominciano a servire i macchinari, la corrente se ne scende giù come niente. Battery box poi va spostata anche giù. Ok. Cominciamo a automatizzare i processi, diciamo, ragazzi. Perfetto, nel frattempo facciamo il motore. Cos'è che ci aveva dato una cannuccia? Cos'era? Ma la cannuccia. Oh, non prenderlo però. Turbine blade. Wow. Lama di turbina. Allora. Se non mi dà il motore. No. Cosa ho sbagliato adesso? Ho sbagliato qualcosa. Come l'altra volta alla fine. Ah, al centro ci va il ferro. Sì, uno, sì, dai, abbiamo fatto semplicemente uno in più di cazzillo qua. Allora, mi confondo. Allora, uno di ferro al centro. Uno, due, tre, quattro. E poi fini. Ecco qui il bel motorino. Brem, 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 brem. Intanto noi qua ci abbiamo un po' di materiale. Quello scarichiamo qua. Allora, questo può andare con questo. Questo lo possiamo scaricare. Questo pure. Crafting table, cosa mi serve dietro? Non ho capito. Le frecce dietro non mi servono. Bene. Poi, allora, abbiamo fatto il motore. Abbiamo tre. Riusciamo a farne tre di questi cazzilli qua. Dobbiamo fare altri due stilingo. Quindi ce ne vogliono 4 di carbone normale. Due ferri, bene. Purtroppo dobbiamo usare il carbone normale. Adesso non ce ne voglio andare fuori a prendere i tronchi. Qua corrente non ce n'è più. Voilà. Vediamo un po' se abbiamo due blocchi grezzi. Ci tocca usare questi qua di palma. Eh sì. Allora, il crafting dovrebbe essere così. Ecco qua, 10 conveyor belt. Ok, perfetto. E queste le abbiamo fatte. Adesso ci manca soltanto il manipulator, o come lo volete chiamare voi. Quindi ci serve un dispenser e un basic o control circuit. Mi sa che facciamo il basic perché il control ci fa il platino. Sì. Dai? Eh sì, ce ne manca un po'. Eh sì. Ci vogliono 4 di platino, vediamo un po' se ce ne abbiamo. Noi platino ne abbiamo. Ma sì, ce l'abbiamo il platino, lo facciamo quello lì che facciamo prima. Belina, belina, belina. Ci vogliono 4, quindi. E so che me ne pentirò e non devo consumare il platino. Perché sennò per fare il basic poi devo fare anche il bronzo. Ce ne vuole, non so, facciamo un po' di adesso. Serve anche del ferro.
Poi ci serve anche un arco. Forse un arco ce l'abbiamo. Se ho droppato uno scheletro. No, mi confondo. Bene, allora ci sono tre bastoncini e tre ragnatele. Vediamo un po' se mi ricordo ancora il crafting dell'arco. Poi una redstone e tutto il resto cobble. E facciamo un bel dispenserone. Voilà, abbiamo fatto il dispenser. Sì, c'è un po' di casino, ragazzi, eh. E come se non si fosse notato. Allora. E cos'è? Blast compressor. Beh, cose nuove sempre. Allora. Sì, l'ho appena visto. Basic circuit. Basic! Mamma mia. Ok. 4 di cazzillo. E ferro mi serve. Un lingotto di ferro e 4 di platino, fammi un ferro. E poi il platino te lo cucini da solo. Dai che serve corrente. Non ce la fa. Non ce la fa, ragazzi, non ce la fa. È un bel casino. È proprio un bel casino adesso se non ce la fa. Porca vacca, dobbiamo andare a prendere o della lava ancora. O non so come fare. Abbiamo detto che prende anche la legna giù per caso. O il carbone. Abbiamo un po' di carbone al limite, dai. Andiamo a vedere se c'è il carbone, non me lo ricordo più. Va con il carbone, dai. Andiamo un po' a spinta. Sì, prendere a carbone lì effettivamente, tanto vale che mi cucinavo la roba a carbone. Vabbè, però intanto mi tengo l'energia che forse avanza. Dicevo, per andare a carbone. Sì, stavo parlando tra me e me, quindi non so neanche quello che ho detto, vi dico la verità. Potevo già. Cos'è che brucia? Potevo direttamente, diciamo, cucinare quelle con le fornaci normali. Allora, dai qua. Finita anche. No, ho già finito a carbone! Eh no! Vabbè, tanto io mi faccio quello che mi devo fare, poi vediamo. Qua c'è qualcosa che mi puzza di bruciato. Non è che posso fuoco qua sotto. Eccolo lì, lo sapevo! Dai, spegniti. Ok. Altra roba qua non ce n'ho, ragazza, non è che ti posso dare tutta roba da bruciare però, dai. 2 ore per craftare un assembly line. Allora, ci serve 4 di redstone, 1 di ferro e abbiamo fatto le ricce d'alloy. Poi c'è uno con i 4 di platino che se si muovesse a cucinarli, siamo già a 2, già un buon risultato, dai mettiamo ancora, c'è una cosa, cuciniamoli in una fornace normale. No, anzi, mettiamo qua, qua sembra che sia mezzo buggato. E ci mettiamo altro, uno di carbone. Vediamo un po' se ce la fa con uno di carbone. Carbone ci serve, ragazzi, non possiamo buttarlo via. Serve. Poi dopo dobbiamo farci anche i vari dust col carbone, se non sbaglio. È già finita anche qua. Oh, ma sei un mangia carbone, eh? Oh, sta porta che si apre sempre. Vuoto, zero. Zero, zero. Dai, spingi, spingi, spingi. Spingi, è un maschietto. Dai, spingi. Spingi. Sto aspettando soltanto te. Tutti quanti stanno aspettando soltanto te. Dai, muoviti. Fornace stupida. Dai. Spingi! Non scorreggiare, spingi! Spingi! Muoviti! Ok, ciao, basta, ci vediamo mai più.
Tu carica nel frattempo quel poco che puoi fare. 1, 2, 3 e 4. Control circuit. Vuoti chiupi. Ok. Ma uno ne abbiamo fatto, ce ne servono due. Ah, non ce n'ho voglia. Dobbiamo farne due. È impossibile, ragazzi, farne due adesso. Dobbiamo farne un altro. Eh sì, dai, andiamo a prendere, due secchi di lava. E se no non posso farvi vedere. Dai, vieni qua. Cosa vuoi, botte? Toh. Voilà, ciao. Tutto sto casino, da prima che stai facendo un casino del porca vacca. Dai, andiamo a prendere altra lava al volo. Non ci abbiamo altra lava in giro. Non voglio andare fino laggiù. Ragazzi, comunque dobbiamo fare altri generatori perché sennò non si può andare avanti così. Qua c'è della lava, come abbiamo sentito, però non so. Da scavare a muzzo, lì c'è un zombie che prende fuoco, bella roba, bella, bella. Bella figura che mi fate fare con i visualizzatori, col pubblico, o come, non so come chiamarlo. Cosa bella sarebbe riempire là sotto pieno di generatori e portare la corrente fino laggiù, ma solo di cavi da fare, c'è da impazzire. Tutti che mi chiamano. Ok, voilà. Grande Android che c'ha i messaggi automatici. Ti chiamo dopo. Voilà, ciao. Dai. Tanto abbiamo quasi finito, adesso bisogna fare semplicemente l'ultimo, come si chiamava? Manipulator, ecco, manipulator. Ma lì c'è anche un'altra miniera, ragazzi, mi le scordo le cose. Corri su. E poi l'assembliamo. E poi ciao 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 ciao. Ok, dai. Adesso faccio tutta a memoria. Vediamo un po' se ci riesco. Allora, uno di ferro, bisogna cucinare. Allora, innanzitutto bisogna andare a mettere in moto il motozappa qua sotto. Cuciniamo sto ferro. Servono due di platino. È quello più costoso, però è più veloce. Più costoso, ma più veloce da fare. Non sento niente, qua c'è il frigo che si è acceso. Brrr. Comunque hanno preso veramente il suono da un frigo per me, perché è impossibile, è troppo buono il frigo acceso. Moto zappa, frigo acceso, ma non si sente più niente. Oh, ma tutti adesso mi cercano, ragazzi. Allora, un ferro ce l'abbiamo, fammi sti 4 di guatichiupi e poi cominciamo. 1. Perfetto, abbiamo la riccia da lui. E poi ci servono bastoncini Findus. Dove sono? Dobbiamo farli. 3 ragnagnagne. Ragnagnagne. Sì, cosa sto facendo? Ah, sì. Sì, va bene, ci mettevo i cosi, manipulatorli.
Uno di redstone. Tanto la redstone qua finisce. Io vado a prendere in miniera e poi finisce. Bene, bene, bene. Ok. Allora, tac, tac, tac. E qua sono come i motori, quando poi si scaldano camminano. Mi scordo tutto adesso, cercando di ricordare la mia memoria. Sì, crafting è veramente base, però. Ok, abbiamo più o meno tutto. Perché? Perché ci serve ancora una cassa e siamo pronti. Visto che ce ne sono, oh no, ce ne sono due casse. 8, 8, 16. Ok. Ok, niente. Usiamo uno stralcio di palma, cosa vi devo dire, ragazzi? C'è una voglia di andarla a prendere fuori. Allora. Sì, 13. Sì, qua sto impallando adesso, 2, 3. Si può mischiare? Penso di sì. Oh, si è messa a piovere! L'avevo detto nella scorsa puntata che doveva piovere. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora leva. Ci vogliono, sì, due leve che facciamo prima, senza fare bottoni, cose varie. Qua messo due di cosi. Stavo pensando di mettere su un server, non lo so, vediamo. Oh ragazzi, perché non va? Ah, ci va la cobble, ma che deficiente. Ma che deficiente. Allora cosa ci andava per... Ah, per fare pulsante andava la stone. Vabbè, questa la prendiamo, può sempre servire. E andiamo a montare il tutto. Abbiamo cavi? Ne abbiamo? Sì, 4 forse bastano. Sì, forse. Sì, forse no, forse sì, forse no. Non so, beh, vediamo qua, ce l'abbiamo anche una pelle, due pelli, forse riusciamo a fare, non mi ricordo, vabbè, se ci servono nel caso li facciamo, allora penso, tanto vi faccio vedere al volo come funziona. Allora, assembly line, semplice semplice, noi vogliamo che da questa chest parta del materiale, tutto il materiale che viene messo qua dentro, e arrivi in un'altra chest. Allora, come prendi, come fare? Allora, innanzitutto bisogna mettere un manipulator. E ragazzi, mi sono alla porta, arrivo subito. Eccomi ragazzi, scusate l'interruzione. Allora, eravamo rimasti che se volevamo far entrare dentro questa cassa un oggetto dell'assembly line, andava messo il manipulator. Ok, di nuovo mi sono storto. Voilà, ok, perfetto. Il manipulator ha la freccia rivolta verso la cassa, quindi significa che tutto quello che arriverà al manipulator entrerà dentro la cassa. Come funzionano i conveyor belt? Allora, piazziamone uno, due. Ok, prendene due. E per alimentarli necessitano dell'alimentazione da... La classica alimentazione che stiamo usando fino adesso. Consiglio però di farlo uscire dalla batteria. Quindi andiamo a ricamparci la batteria. Voilà. Sì, tanto poi i cavi ancora devono rimanerci. Faccio un cavo solo. Voilà. Un po' funziona tutto come prima. E niente. Però io volevo fare anche la wrench. Perché ci servirà. Adesso vi faccio vedere a cosa serve. La wrench inizialmente non serve a molto se non dovete fare cose particolari, però noi che già dobbiamo fare un lavoretto, no, facciamolo nella prossima puntata, facciamo così, così almeno non vi confondo le idee. Allora, andiamo giù, facciamo semplicemente un qualcosa di base, come far entrare dall'assembly line ha dentro una cassa un oggetto. Facciamo così, così almeno non vi confondo le idee perché già stavo andando oltre. Allora, piazziamo la
Battery box, che adesso non ricordo qual è l'entrata e qual è l'uscita. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, questa qua dovrebbe essere... No, no, non sta caricando, anche se qua sta producendo, quindi è al contrario. Sì, ma adesso di qua come se la metto? Mettiamola così, tanto adesso ci serve un attimo al volo, ok. Così è giusta. Adesso l'abbiamo messa al volo, ragazzi, poi dopo sistemerò bene io. Ok, per alimentarli si alimentano da sotto, quindi deve arrivare la corrente sotto ai convoy belt. Ok, uno. Ah, ok, forse potrebbe. Eccolo qua, funziona anche da qua, perfetto. Abbiamo alimentato, abbiamo fatto, abbiamo dato la corrente al manipulator, che comunque il manipulator è collegato ai convoy belt, quindi o se diamo la corrente ai convoy belt si alimenta anche il manipulator, o se ci colleghiamo al manipulator arriva anche ai convoy belt. Adesso non so se c'è la batteria, ecco, c'è la batteria troppo scarica, lo sapevo. E quindi ci sbrighiamo un attimo. Mettiamoci il secchio di lava che avevamo preso. Adesso dovrebbero partire anche i convoy belt. Ok, perfetto. Come funziona? Semplice. Allora, scendiamo sopra, facciamo camminiamo anche noi. Altrimenti, per il momento vi faccio vedere se ci droppiamo sopra qualcosa, come la stone, la cobblestone, tutta quanta va dentro la cassa. Questo è col drop, il metodo più semplice, poi vedremo altri metodi per come prendere per l'appunto i materiali. Quindi adesso dovrebbe salire 11, 12, 13, 14, 15. Bravi, tutti in fila indiana dentro la cassa e siamo a 15. Perfetto, ragazzi. E niente, il funzionamento base ve l'ho fatto vedere. Veramente, veramente utili. Adesso come base non serve a molto. Però poi mano a mano con le puntate, man mano che andiamo avanti, ci saranno sempre più applicazioni di queste assembly line. Infatti anche adesso che mi vengono in mente ci sono cose molto complesse che comunque impareremo assieme. Mi dispiace un pochettino per la confusione che vi ho fatto prima per fare la branch che faremo nella prossima puntata se ho ancora questo progetto. Niente ragazzi, è finito di piovere, intanto abbiamo un ragno sulla casa e poi quando chiudo il video vado su con la scopa e lo vado ad ammazzare. Niente ragazzi, come al solito vi saluto, vi ringrazio per la visione e mi scuso ancora per tutti i casini e ciao a tutti ragazzi!